Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, per colazione mi sono fatta un pancake con farina d'avena al cioccolato, albume e uovo, un uovo e 40-50 grammi di yogurt greco, solita ricetta classica. Qui ho il mio tè caldo e qui sto guardando una lezione di questo qui che mi spiega un pochino di cose di medicina, visto che sto ripassando le cose che ho studiato ieri. So let's start talking about the physiology first before we actually start getting into the causes and the pathophys. The reason why I think is important. Comunque volevo rendervi partecipe di questo acquisto che ho fatto sul sito di FGM, che è la crema DMAE Anti-Age. Praticamente ho scoperto che, non lo sapevo, dai 25 anni comincia il processo di invecchiamento della pelle. Io farò i 25 l'anno prossimo, però vabbè, già che c'ero detto, vabbè, dai, proviamola. L'ho provata ed è fantastica. L'ho data subito a mia madre, così la prova anche lei, visto che, diciamo, bisogna condividere la conoscenza. Questa qui era fantastica e poi l'ho riordinata per me. Quindi ogni mattina adesso e ogni sera la utilizzo. Vi lascio il link qui sotto, però veramente è fantastica, spaziale. Ragazzi, buongiorno! Allora, bentornati sul mio canale, se siete nuovi, benvenuti. Io sono Alice. Oggi pensavo di fare un vlog a day in the life. La mia vita ultimamente è abbastanza noiosetta, nel senso che la mattina studio, pomeriggio vado ad allenarmi presto, se non ho lezione, oppure se ho lezione, vado a lezione e poi vado ad allenarmi. Quindi oggi sto, adesso sto per, sono le 8.57, vado a lezione, cioè non vi ho fatto vedere, sono le 8.57, vado in aula studio con il mio compagno e studiamo perché settimana prossima abbiamo l'esame di medicina interna, infatti vi ho fatto vedere che nel frattempo, tipo nei tempi morti qua con l'iPad, sto guardando questo canale di YouTube che ho scoperto che si chiama Ninja Nerd, che praticamente spiega tutte le varie patologie in generale, cioè nel senso l'altro giorno ho guardato quello dello scompenso cardiaco e delle aritmie, fatto benissimo, quindi se siete un po' pratici di inglese è fantastico. Io lo ascolto poi in velocità 1.5 perché almeno faccio un po' veloce e lo capisco, però c'è la possibilità con YouTube comunque anche di metterlo un pochino più lento. Se magari fate un pochino più fatica è utilissimo anche quello. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è decisamente basic, ovvero pantaloni, questi qua sono quelli di FGM, i Gym Fashion Push Up perché hanno la scritta qua. Toppettino che tanto fa caldissimo e mi prenderò una felpa, qui dietro c'è il mio camice e niente, ci vediamo dopo, adesso vado a studiare. Allora, eccomi qui, sono tornata a casa e mi sono fatta un pranzo super veloce con trota salmonata, che è tipo il mio pesce preferito, qua sopra c'è un po' di sale, zucchine, pomodoro e un pochino di olio extravergine. Anche la Tia sta pranzando con me. Ciao ragazzi, eccomi qui. Allora, ho pranzato, ora mi sto rilassando un pochino prima di uscire oggi pomeriggio. Allora, in realtà oggi pomeriggio, cioè vi avevo detto che appunto avrei avuto una giornata abbastanza standard, in realtà oggi è un pochino più tranquilla, nel senso che stamattina ho studiato tutto il giorno con il mio compagno. Praticamente il mio compagno si chiama Riccardo ed è dal secondo anno che studiamo insieme, quindi fondamentalmente da quando abbiamo fatto anatomia insieme. Da allora ci siamo sempre trovate a dare gli esami insieme, ripetiamo insieme così, quindi adesso stiamo preparando medicina interna che sarà settimana prossima. E oggi pomeriggio invece ho un pomeriggio un pochino più libero, nel senso che devo fare un paio di commissioni, quindi non studio. Adesso mi metto in realtà al computer a rispondere un po' ai messaggi delle mie ragazze del coaching, perché appunto io seguo alcune ragazze per quanto riguarda allenamento, consigli sull'alimentazione, integrazione, prevalentemente allenamenti, quindi preparo gli programmi di allenamento e correggo i video delle esecuzioni e rispondo ai check settimanali con loro, perché ognuna ha un giorno della settimana, per esempio lunedì, martedì, così, in cui mi aggiorna su come sta andando il percorso. Quindi farò quello e dopodiché devo andare a fare la spesa. Vado a fare la laminazione delle ciglia perché è una cosa che non faccio tutti i mesi, in realtà dura circa 6-8 settimane, quindi in realtà non la faccio ogni 6-8 settimane. L'ultima volta che l'ho fatta è stata a novembre, poi l'ho rifatta tornata dagli Stati Uniti, quindi l'ho fatta ai primi di marzo e adesso che siamo a maggio più o meno la rifarò adesso ed è utilissima, nel senso per me soprattutto che ho diciamo, ho le sopracciglia tinte, cioè tatuate e l'eyeliner tatuato, sono praticamente già truccata con la laminazione poi in cui praticamente ti vanno a curvare le ciglia, quindi le ciglia sono più curve come quando si utilizza fondamentalmente il piegaciglia, ma rimane così, è una permanente e sono tinte, quindi sono più scure, sembra quasi di avere il mascara, quindi quando anche faccio tirocinio così la mattina io non mi trucco, anche tipo oggi non mi sono truccata, infatti è una cosa ottima perché io la mattina quando studio sono mezza addormentata faccio sempre così,
E per fortuna, perché se fossi truccata diventerei tipo un panda, vabbè, non so se a voi capita mai o se è solo un problema mio, però vabbè, quindi vado a fare la laminazione, ci metterò un'oretta e poi mi metto un attimino a casa a sistemare alcune cose al computer così e poi vado ad allenarmi. Quindi oggi pomeriggio un pochino più easy, però vi porto un po' con me e stasera poi vado a fare dorso, glutei e femorali, quindi catena cinetica posteriore. Altro aggiornamento, sapete che vi avevo detto che avevo iniziato il percorso di verticali con Francesco Mazzone e ogni settimana ho gli esercizi da fare per quanto riguarda proprio le verticali. Settimana prossima, questa è la quarta settimana, quindi settimana prossima dovrei fare diciamo una lezione con lui di nuovo via Zoom, in modo proprio da vedere nuovi esercizi, vedere a che punto sono, in modo che appunto mi prepari il programma di allenamento per le verticali ad hoc. Per il prossimo mese, perché il programma appunto dura un mese. Quindi sono stracuriosa, non vedo l'ora di farla e vi aggiornerò. Cioè, come vi dicevo, adesso gli esercizi in realtà non sono super entusiasmanti, sono più che altri esercizi volti al costruire resistenza e forza a livello delle spalle, perché comunque mi alleno, faccio, non so, le alzate laterali, shoulder press, spinte in verticali, militari, tutto quanto. Sono forte di spalle. Però non ero molto resistente, nel senso che anche solo fare una verticale a muro per 10-15 secondi mi stancava un sacco a livello delle spalle. Invece ho notato che man mano, adesso ormai siamo alla terza settimana, cioè ho finito la terza settimana, siamo alla quarta settimana, sento che la resistenza c'è già molto di più. Quindi questo mese era incentrato più che altro su quello e sull'imparare a fare delle varie attivazioni, nel senso che quando bisogna fare la verticale, cosa che io non sapevo, bisogna fare una bella retroversione di bacino. Chiudere il torace, quindi diverse attivazioni dei vari segmenti corporei. Quindi questo mese era incentrato su questo. Sono curiosa di vedere come andrà il prossimo mese, perciò vi terrò aggiornati su quello e quando avrò qualche esercizio un pochino più figo così da registrare ve lo farò vedere assolutamente. In realtà domani devo allenarmi perché ieri ho fatto l'allenamento di spalle, diciamo ho fatto spalle e già che c'ero ho fatto anche l'allenamento di verticali. Oggi faccio dorso, gluteo e femorale, quindi è abbastanza pesante, ci metto sempre un'oretta e mezza più o meno a farlo, quindi non faccio le verticali. Domani, che è il mio rest day, invece farò l'allenamento di verticali che dura circa 45 minuti. Quindi penso che registrerò qualcosina, qualche clip e la metto qua. Allora, questo è il primo esercizio dell'allenamento che ho fatto questo giorno ed è praticamente un esercizio di tenuta isometrica della verticale a muro. Quindi per ora non sto facendo ancora verticali libere, ma semplicemente proprio verticali a muro per imparare prima di tutto a fare tutte le varie attivazioni, quindi la retroversione del bacino, chiudere il torace e poi, come vi dicevo, anche proprio aumentare la resistenza a livello delle spalle. Questo invece è un altro esercizio e consiste nel fare degli scivolamenti in avanti. Questo è uno degli esercizi più difficili, poi comunque ci sono un po' di errorini, nel senso che non sono perfetti. Però, come potete vedere, per esempio, allungo il collo, cosa che non dovrei fare, però vi assicuro che è difficilissimo. Anche questo è uno dei più difficili per me e consiste proprio nel fare delle camminate avanti e indietro verso il muro, mantenendo sempre la spinta di spalle. Vi posso assicurare che è tostissimo. Questo è l'ultimo, invece, consiste in un tri-set con una verticale a 45 gradi alla parete, qui mi stavo ancora sistemando, quindi verticale come quella dell'inizio, però a 45 per 10 secondi, poi dopodiché camminata in avanti. Tra l'altro questo esercizio lo faccio fare anche ad alcune mie ragazze che si allenano a casa e vi posso assicurare che per le spalle è veramente micidiale e poi comunque bisogna tenere anche il core. E poi infine delle attivazioni in plank. Quindi questi sono alcuni degli esercizi che sto facendo appunto per lavorare un pochino sulle verticali. Poi man mano ne farò altri, man mano proseguirò col mio percorso sperando sicuramente di migliorare anche con le verticali libere. Vi farò vedere perché sono super carica e stracarica per questo percorso, veramente non vedo l'ora di migliorare le verticali. E niente, comunque adesso sono le 2:30, quindi ho finito di rispondere un pochino qua ai check delle mie ragazze, a rispondere un po' di video dell'allenamento, correggerli. Ora vado a fare la laminazione, perciò vi faccio vedere le mie ciglia adesso. Perdonate un po' la condizione, che veramente sono stanchissima, nonostante abbia dormito 9 ore e mezza stanotte, però scandalosa, però studiare mi sta ammazzando mentalmente, sono esausta. Comunque queste sono le ciglia. E ve le faccio vedere dopo. Eccomi, sono tornata. Queste sono le ciglia.
appena fatte. Come potete vedere sono super arricciate e sono anche tinte, non che io comunque abbia le ciglia chiarissime, però comunque sono tinte come se avessi il mascara fondamentalmente. Quindi adesso per 24 ore non le posso bagnare perché è fondamentalmente una permanente, quindi non posso bagnarle altrimenti scendono giù e poi dopodiché rimarranno così per circa 6-8 settimane. Quindi il mascara potrò metterlo comunque, infatti ogni tanto magari quando esco così lo metto, se no rimango così e a posto. Ora ho fatto la spesa, in realtà ho proprio preso due cavolate perché avevo quasi tutto. Faccio anche il pre-workout visto che sono le 4 di pomeriggio e poi tra poco, cioè tempo di fare il pre-workout, digerirlo e vado ad allenarmi. Allora ho preso le fragole perché sono uno dei miei frutti preferiti, quindi fragole e lamponi ogni tanto alterno. Cioccolato fondente, ogni giorno mangio uno o due quadretti di questo che è il peperoncino che è spaziale, il mio preferito. Poi mi serviva l'albume sia per il porridge che la crema di riso che i pancake, petto di pollo classico e zucchine. Ma che ci sono, vi faccio vedere anche una mega novità di bulk, ovvero gli sciroppi low calorie. Praticamente in realtà per 100 grammi hanno praticamente 18 kcal, 0 grassi, 2 carboidrati e 0,5 grammi di proteine, quindi cioè, sono praticamente paragonabili a degli sciroppi 0 calorie, solo che non sono proprio 0, sono 18 calorie per 100 grammi però. Ora abbiamo questo qua al curry, questo che è smoky barbecue, quindi barbecue affumicato che ieri ho provato col pollo, buonissimo, cioè non è per niente chimico, molto molto buono, e poi il ketchup. Allora, devo dirvi un segreto, io non sopporto il ketchup, sarò strana, però a me ketchup e maionese non piacciono. Mi piacciono le altre salse, tipo barbecue, tutto ciò che non sia ketchup e maionese. Non lo so perché, quindi questo non assicuro nulla, nel senso che probabilmente è buono, però a me il ketchup non piace particolarmente. Però questa qua, barbecue, è strabuona. Stasera invece provo questa qua, il curry, e vi faccio vedere come post-workout con le gallette e il pollo. La provo e vediamo. Comunque, ora metto via tutto quanto, mi preparo la crema di riso come pre-workout e poi vado ad allenarmi. Da pre-workout, crema di riso, faccio esattamente nello stesso modo del porridge, semplicemente al posto dell'avena utilizzo la crema di riso con le proteine di bulk, queste qua al cioccolato e cocco che io adoro, sanno di Kinder Pinguì, veramente, e poi fragole. Tra l'altro voglio farvi vedere uno dei miei ultimi acquisti, non mi ricordo se ve l'abbia già fatto vedere, forse su Instagram, sì. Comunque io quando mi alleno, quando devo fare i top set, quindi comunque le serie, quelle a cedimento con il massimale, piuttosto che magari gli stacchi, comunque esercizi che magari sono un pochino più pesanti a livello della schiena, uso la cintura. La mia cintura mi stava un pochino stretta, quindi ho dovuto cambiarla e ho preso questa, che è della Strength Shop. Bellissima, cioè ovviamente ho dovuto prendere la tamarra, quindi con il leopardato e il gancio così, color arcobaleno ossidato, è stupendo. Vi faccio vedere come si mette, oddio, è fantastica, sono super contenta del mio acquisto. Allora, cioè costa un pochino, però secondo me ne vale la pena. Allora, agganciata così, e poi alla leva e si tira. Quindi questa è la mia cintura ed è anche molto molto più comoda di quella che avevo con le fibre normali, cioè andava benissimo quella là, però mi era un pochino piccola, quindi al momento in cui ho dovuto cambiarla ho preso questa perché era una vita che la volevo ed è fantastica. Quindi niente, ora vado ad allenarmi, ci vediamo dopo. Allora, per cena pollo che si è un po' bruciacchiato, zucchine, gallette e qua ho provato la salsa, cioè provo, però l'ho già assaggiata, la salsa di bulk al curry, che per ora mi strapiace. Allora direi prima di tutte quella barbecue, poi il curry, assaggerò anche il ketchup che però come vi dicevo non mi fa impazzire a prescindere, però vedremo. Per ora però curry è un po' piccantina e barbecue pure buonissima. Approvate. Volevo farvi vedere una cosa in realtà adesso, aspettate che vi metto qui. Ecco qui. Allora, volevo farvi vedere che mi è appena arrivato il logbook di Clara. Clara, sapete che è una delle mie migliori amiche, tra l'altro ha un canale di YouTube anche lei, si chiama Clara Monaco,
e mi ha mandato appunto il suo logbook. Prima di tutto sono strafiera di lei, sono contentissima per questo suo progetto. Ma che cos'è un logbook? Non so se ve ne abbia mai parlato qui sul canale di YouTube. Però fondamentalmente un logbook è un quadernetto che potete utilizzare per tenere traccia dei vostri allenamenti. Una delle cose fondamentali che vi ho già spiegato in realtà nei video di YouTube precedenti è che per progredire dal punto di vista muscolare, una delle cose più importanti è appunto il sovraccarico progressivo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel lungo periodo di tempo il nostro obiettivo è quello di andare a incrementare i carichi, quindi andare a sovraccaricare quello che facciamo, cioè sovraccarico progressivo, la parola spiegato molto semplicemente, andare a incrementare i carichi. Esempio, ho appena iniziato ad allenarmi, faccio le alzate laterali con 2 kg, faccio 10 ripetizioni e sono arrivata al cedimento completo, sono arrivata al limite, non posso fare di più. Magari col tempo, magari dopo 1 mese, 2 mesi, così, anziché utilizzare 2 kg per fare 10 ripetizioni, magari comincio a utilizzare 4 kg per fare 10 ripetizioni. Oppure, sempre con i 2 kg, non ne faccio più 10, ma ne faccio 12, ne faccio 13. Quindi l'obiettivo nel lungo periodo di tempo è quello di andare a incrementare o le ripetizioni, o i carichi. Ovvio che non è l'unico modo con cui si migliora, non è l'unico modo con cui potete valutare il progresso che state facendo in un percorso, nel senso che ci sono tantissime altre cose da prendere in considerazione, per esempio utilizzare lo stesso peso, utilizzare lo stesso carico e concentrarsi di più sulla tecnica, quindi migliorare la tecnica, migliorare la propriocezione, quindi la vostra connessione mente-muscolo, oppure il tempo sotto tensione, quindi il tempo che voi passate con il muscolo sotto tensione, quindi per esempio durante uno squat, una fase eccentrica, quindi una fase di discesa, cioè ci sono tantissimi modi per aumentare e progredire, però aumentare con i carichi è una delle cose importantissime appunto nel percorso ed è una delle cose che dico sempre anche alle mie ragazze che seguo, alle mie ragazze del coaching di Artemis Physique. Come sempre, se volete lavorare con me col coaching, vi lascio il link qui sotto. Quindi con un logbook voi potete andare a tenere traccia dei vostri pesi. Per esempio, appunto, questo qua è quello di Clara. Qui c'è esercizio, settimana 1, se non sbaglio c'è scritto serie per reps, esatto. Cioè, serie per reps, settimana 1, settimana 2, settimana 3, settimana 4, settimana 5 e settimana 6, esatto. Potete segnare, appunto, per esempio, io mi segno nella mia scheda, comincio con uno squat, un affondo bulgaro, ok, affondo bulgaro. Qua ho fatto, devo fare 3 serie con 15 reps. Nella settimana 1 mi scrivo che ho utilizzato, non so, 15 kg, quindi scrivo 3 per 15 per 15 kg, per esempio. Magari la settimana 2 vado a vedere e dico, ok, settimana scorsa ho fatto 15 kg per 15 ripetizioni. Magari adesso provo a utilizzare 16 kg e farne 15. Oppure magari faccio sempre quei 15 kg, cerco di farne una in più, cerco di fare 16 ripetizioni, 17 ripetizioni, dipende un pochino dal range di ripetizioni in cui siete, bene o male. Però diciamo che il logbook serve per questo, è proprio una sorta di diario di bordo per tenere traccia di quello che avete fatto in passato, che avete fatto la settimana scorsa, 2 settimane fa, così, e cercare di migliorare e progredire appunto in un'ottica di sovraccarico progressivo con i pesi in palestra. Spero di essermi spiegata, è una cosa che io consiglio a chiunque, cioè il fatto di tenere un logbook, che sia un logbook cartaceo, quindi appunto come questo qua che ha fatto Clara, che tra l'altro vende appunto sul suo sito, quindi se volete andare a vederlo cercate Clara Monaco e trovate tutto quanto. Questo qua che l'ho spedito è stracarino, cartaceo, potete usare anche un taccuino, un quadernetto. Io fino ad ora, adesso non vedo l'ora settimana prossima di provare questo, cioè utilizzare quello cartaceo, però io fino ad ora ho utilizzato le note del telefono, quindi semplicemente mi scrivevo la nota del telefono e ogni settimana me la copiavo e la riscrivevo, semplicemente. Le mie ragazze del coaching hanno la nostra applicazione, quindi c'è l'app con gli esercizi, l'allenamento, allenamento A, B, C, D, quello che è, e ogni settimana hanno segnato quello che hanno fatto anche la settimana scorsa, cioè quindi lo vedono. Potete usare diversi device, appunto, analogico, questo, digitale, un'app del telefono piuttosto che le note, qualsiasi cosa. La cosa importante è veramente che teniate traccia di quello che fate e migliorate settimana dopo settimana. Quindi ecco, ci tenevo a spiegarvi un pochino questa cosa e se non l'avete mai fatto, iniziate a tenere traccia dei vostri carichi, iniziate a progredire e ad aumentare un pochino di più. E vi posso assicurare che i vostri progressi migliorano, cioè arriveranno, cioè i progressi arriveranno in maniera molto più veloce e sicuramente migliorerete molto molto di più. Perché se non avete idea di quello che avete sollevato settimana scorsa, se ogni settimana andate in palestra,
senza sapere bene cosa fare, oppure appunto tirando su un po' i pesi che capitano, è difficile quantificare il miglioramento anche in termini di performance. Se invece avete traccia, tenete traccia di quello che fate, sapete che settimana scorsa avete fatto X, questa settimana vi rendete conto se riuscite a mantenere la performance, a fare X, se siete più stanche magari fate di meno e pensate ok, allora forse c'è qualcosa che non va. Forse posso magari riposare un po' di più e arrivare più carica, ci possono essere un sacco di fattori, però se riuscite a tenere traccia del vostro progresso settimana dopo settimana è molto più facile controllarlo, è molto più facile poi anche migliorarlo ogni volta. Ci tenevo ecco a spiegarvi un pochino, spero che questo video come sempre vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un like perché supporta un sacco il canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E basta per il resto, direi che come sempre trovate tutto quanto qui sotto, quindi il mio link per YouTube, link per Bulk, che è l'azienda con cui collaboro per quanto riguarda gli integratori, quindi se mi volete supportare un pochino, beh, vi basta acquistare tramite il mio link. Tra l'altro ho una novità, ovvero il codice AliceFit che adesso vale sempre ed è del 45% di sconto. Poi trovate il link di FGM, anche qui codice AliceFit per avere un regalo. Link per il mio podcast, link per lavorare con me con un percorso di coaching online, qualsiasi cosa. Io sono Alice Vetturi e ci sentiamo al prossimo video.